Mosca. L'edificio lungo il fiume doveva essere un paradiso comunista. Era una vita rassicurante. La vita nel palazzo era molto piacevole. L'edificio lungo il fiume diventerà l'anticamera della morte. Tutti sapevano che arrivavano di notte ad arrestare qualche sfortunato. Il cuore ci batteva all'impazzata. Erano tutti terrorizzati. Ogni inquilino aspetta il proprio turno per andare all'inferno. Anche questo diventerà un inferno, e la casa lungo il fiume, un edificio costruito nel 1928 per raccogliere l'elite del Partito Comunista Sovietico. Ma per molti quel palazzo diventerà l'anticamera della morte. Da quelle case, infatti, i dirigenti bolscevichi verranno prelevati di notte e fatti sparire nelle carceri della polizia segreta di Stalin. E questa è la storia che oggi vi raccontiamo, con testimonianze uniche, immagini esclusive, la memoria dei protagonisti, dei sopravvissuti, dei figli di quei dirigenti politici e militari comunisti vittime del terrore di Stalin. Un'utopia diventata un orrore. Mosca. Un edificio imponente ed austero sulle rive della Moscova, a poche centinaia di metri dal Cremlino. Somiglia a una stazione ferroviaria o a una caserma militare. All'interno, invece, centinaia di appartamenti. Da quelli a quattro stanze alle semplici mansarde. Molti hanno persino i balconi. Il più lussuoso possiede ampie terrazze con una vista invidiabile sulla città e inoltre tanta luce, spazio e comodità. Sono abitazioni al centro della capitale, in una posizione particolarmente vantaggiosa. Appartamenti molto allettanti per i nuovi russi, o più semplicemente per i nuovi ricchi, e per gli uomini d'affari occidentali che possono permettersi affitti persino più alti di quelli di Parigi, Londra o New York. È un vero paradosso della storia, perché la casa lungo il fiume era stata progettata con una finalità rivoluzionaria: accogliere l'elite socialista dell'Unione Sovietica, che in questo luogo poteva trascurare i problemi pratici che potevano ostacolare la missione politica. Si voleva che le forze migliori del comunismo fossero concentrate in un unico edificio. Ma in pochi anni Stalin aveva trasformato quell'utopia in un incubo. Gli abitanti di questo vero e proprio villaggio, gli esponenti migliori e più vivi dell'Unione Sovietica, furono le prime vittime delle epurazioni volute dal successore di Lenin. Anche i genitori di Natalia Rykova sono stati vittime di quell'orrore. Il padre, Alexei Rykov, dopo la morte di Lenin, era stato presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo. Nell'edificio lungo il fiume fu arrestato e condannato a morte. Lo stesso destino toccherà a sua moglie. Mio padre e mia madre sono stati un esempio di dedizione verso gli altri. Fin dall'età di 15 anni mia madre ha dedicato la sua vita alla rivoluzione. Una sorte tragica toccherà anche ai genitori di Irina. Viene a vivere nella casa lungo il fiume a soli 8 anni. Suo padre, l'ammiraglio Muklevich, è uno dei comandanti della flotta sovietica. Tutti sognavano il giorno in cui anche gli operai avrebbero potuto vivere un'esistenza agiata. Mio padre credeva ciecamente in Karl Marx. Dopo la rivoluzione, gli operai sarebbero andati al potere. Non ci sarebbero più stati né ricchi né poveri. A 92 anni, Tamara Teregui Ozarian vive ancora nella casa lungo il fiume. Era una fervente comunista e nel 1931 si trasferì qui con suo fratello, un rappresentante di spicco della nomenclatura, che morì prima delle purghe staliniane.
Mio fratello aveva fatto una notevole carriera nell'amministrazione sovietica. Era stato presidente del comitato esecutivo. In altre parole, era stato sindaco di varie città. Era membro del governo e del comitato centrale dell'Unione Sovietica. Anche Vladimir Kubichev vive ancora qui, sul molo. Vi è rimasto dopo la morte di suo padre Valerian, che era a capo del Gosplan, il consiglio direttivo della politica economica. Vladimir non ha mai creduto che suo padre sia morto per cause naturali. Sono arrivato in questo edificio con mia madre. Era appena morto mio padre. Era il febbraio del 1935. Occupavamo un appartamento di 3 stanze che aveva una buona posizione. Si trovava al 9° piano, scala 14. Misha Korkunov non è una vittima diretta della repressione di Stalin, ma ha trascorso qui la sua adolescenza. Suo padre era il direttore dell'Intourist, storico e scrittore. Misha è rimasto in questo edificio affascinato da questo luogo, dalla sua storia e dalla tragedia vissuta dai suoi ex inquilini. Avevano deciso di costruire un grosso complesso che ospitasse i leader, i rappresentanti del popolo, i loro deputati e gli ufficiali dell'esercito. Faceva parte di quella che noi chiamiamo utopia rivoluzionaria. Ed è proprio questa utopia rivoluzionaria che spinge il governo sovietico a trasferire la capitale da Leningrado, considerata una città troppo europea, a Mosca, il vero cuore della rivoluzione. La primavera del 1926, Lenin è morto da 2 anni. E in questa immagine eccezionale si può vedere la troica del Partito Comunista Sovietico riunita per i funerali del capo della CECA, l'onnipotente polizia politica. Davanti alla cinepresa sfilano Leon Trotsky, l'ideologo della rivoluzione permanente, Alexei Rykov, erede spirituale di Lenin, e tra i membri più influenti del partito Valery Kubichev, l'economista della rivoluzione, ma soprattutto lui, Stalin, l'astro nascente della politica russa. Tra gli eredi di Lenin continua a regnare una pace armata. Rykov dà il solenne annuncio di uno straordinario progetto, la costruzione del palazzo lungo il fiume, un edificio concepito in modo rivoluzionario. Avevano deciso di costruire non un semplice palazzo, ma un edificio per il futuro. Il prototipo dell'edilizia abitativa per la società comunista che sognavano di realizzare. La propaganda comunista aveva necessità di mostrare al popolo che aspetto avrebbe avuto il mondo che stavano costruendo. I lavori iniziano nel 1928. Tra le 2 estremità della Moscova vengono gettate le basi. È necessario costruire fondamenta molto profonde perché il terreno è paludoso. Ma i fondi sono illimitati e all'estero vengono acquistate attrezzature all'avanguardia. Con i suoi 10 piani e gli oltre 500 appartamenti, l'edificio non solo sarà il più alto di Mosca, sarà anche il più grande. La rapidità, tuttavia, è fondamentale. Qui verrà sperimentata la dottrina dell'emulazione socialista del lavoro. Per la prima volta comparvero degli slogan che dicevano «Forza, forza, forza!» con 3 punti esclamativi. «Sbrigatevi, costruite più in fretta, più in fretta, più in fretta!» L'utopia sta diventando realtà. Non si costruisce solo un palazzo, ma un complesso villaggio in miniatura nel cuore della capitale. All'interno vi sono anche un teatro e un cinema. Dopo 2 anni, l'edificio prende finalmente forma. Tutti gli abitanti del quartiere che incuriositi hanno assistito alla costruzione ora l'ammirano. L'architettura è pesante e solenne, ma gli appartamenti sono arricchiti di un lusso finora sconosciuto. Riscaldamento centralizzato e acqua calda a volontà. Nulla è stato trascurato. Ci sono un ufficio postale, un parrucchiere, una drogheria, una lavanderia. Il ristorante può servire fino a 1000 pasti, ma i più riservati possono richiedere il servizio nel loro appartamento. I bambini hanno a disposizione dei tutori scolastici che li aiutano a fare i compiti, insegnano loro le lingue straniere e formano la coscienza di classe. Per i bambini più piccoli, un asilo nido e un'infermeria sollevano i genitori dalla responsabilità di occuparsi dei loro figli. L'idea di base di questo edificio era che ogni lavoratore, ogni residente, potesse tornare dal lavoro e avere accesso ad ogni comodità dentro casa.
Non era più necessario uscire. Tutto ciò di cui aveva bisogno era dentro l'edificio. Gli architetti che avevano progettato questo complesso volevano che le donne che vivevano qui fossero sollevate dalle faccende domestiche e, in senso più lato, anche dall'educazione dei loro figli. Erano tutte membri del partito. Avevano una carriera davanti. Il loro lavoro veniva prima di ogni altra cosa. Gli abitanti del palazzo sono ministri, che il partito chiama commissari del popolo, pubblici dipendenti di spicco, ufficiali superiori, giornalisti e vecchi rivoluzionari. Erano bolscevichi della prima ora. Credevano profondamente nelle idee di Lenin. Erano persone che vivevano in modo molto austero. Erano molto legati, fortemente solidali. La loro amicizia si era rafforzata durante l'esilio, all'epoca dello zar Nicola II. Erano quasi tutti molto giovani. L'edificio è stato progettato con l'obiettivo di abolire le differenze di classe, ma da questo punto di vista la casa lungo il fiume è un completo fallimento. Infatti i dignitari del regime occupano gli appartamenti a quattro stanze con vista sul Cremlino. I membri della nomenclatura devono accontentarsi di quelli a una o due stanze. Talvolta hanno un balcone, ovvero la vista sul chiostro. Tutti quei ministri, i membri dell'amministrazione centrale, avevano poco più di 30 anni. Erano giovani e amavano passare le serate nelle nuove sale da ballo. Erano tutte moderne. Ce n'era una nel seminterrato del cinema Udarnik. Il soffitto era a volta e l'acustica era ottima. Lì suonavano il jazz e si ballava. Si ballava anche il foxtrot e il tango. Abbiamo avuto un'infanzia felice. Facevamo sport, giocavamo a tennis. Allora tutto era bello. Leggevamo molto e la nostra era una vita rassicurante. Amavamo i nostri genitori e loro amavano noi. Una volta abitato, l'edificio lungo il fiume inizia a pulsare di vita. Ma è ovviamente una vita meno rivoluzionaria rispetto a quella che avevano immaginato gli ideatori del progetto. Le riunioni di famiglia sono molto frequenti e fanno la loro comparsa le prime sigarette e subito dopo anche il telefono. Ma fuori l'Unione Sovietica sta cambiando. Dalle fabbriche alla campagna, la vita, stravolta dal collettivismo, è diventata difficile. Al contrario, la macchina della propaganda, sempre più organizzata, sempre più penetrante, diffonde il mito del socialismo perfetto. Il paese è inondato da immagini popolari quanto false che parlano di una felicità semplice, di una radiosa joie de vivre. Mostrano il tempo libero di coppie raggianti. Riprendono salutari competizioni sportive e sorrisi senza ombre. E invece sono solo sorrisi di facciata. La realtà è molto più tragica, la terribile polizia politica, il braccio armato di Stalin spia, i presunti nemici controllando tutti gli esponenti del partito e incoraggiando la delazione. A Mosca si diffonde un clima di incertezza, un clima di paura e iniziano le denunce, le perquisizioni, gli arresti notturni. Il dissenso ideologico diventa complotto. Il sospetto è già una certezza di colpa. Ogni individuo ritenuto socialmente pericoloso può essere deportato per 5 anni. E questa, a partire dal 1934, è l'implacabile legge di Stalin. L'edificio non aveva un portiere, ma delle guardie, ed erano armate. Quando qualcuno entrava, la guardia gli chiedeva il nome e chi era venuto a trovare.
Poi chiamava l'inquilino per informarsi se poteva far salire quel visitatore. Se l'inquilino rispondeva di sì, la guardia lasciava salire l'ospite. Poi annotava sul suo registro che Petrov aveva fatto visita a Ivanov. Segnava anche a che ora Petrov si allontanava. Se si tratteneva a lungo, magari per trascorrere la notte all'interno del palazzo, la guardia lo contattava per dirgli che per rimanere doveva avere un permesso speciale. L'edificio era controllato direttamente dalla polizia segreta. Il direttore del palazzo aveva due linee telefoniche, una di servizio e l'altra in comunicazione diretta con il Cremlino. Il turno di controllo copriva l'intera giornata e la notte. La vita nel palazzo era molto piacevole, ma anche esclusiva. Gli inquilini tendevano ad avere rapporti sociali solo nell'ambito del condominio. Stalin ha già condannato molti comunisti con l'accusa di sabotaggio economico. Ma dopo il 1 dicembre del 1934 il regno del terrore si estenderà all'intero paese. Quel giorno Sergei Kirov, membro del Politburo e capo del governo regionale, viene assassinato a Leningrado. Quella sera a Mosca Natalia Rykova è a teatro con il padre. Avevamo ricevuto un invito per la rappresentazione di quella sera. Come sempre avevamo degli ottimi posti in terza o quarta fila. A un tratto si è aperta la porta e un uomo giovane, chinato per non disturbare gli spettatori, ha attraversato il corridoio, dirigendosi rapidamente verso mio padre. Gli ha sussurrato qualcosa in un orecchio. Poi è andato via con la stessa rapidità con cui era arrivato. Non dimenticherò mai la faccia di mio padre. Il suo viso ha assunto un colorito violaceo. Aveva una strana espressione, diversa e preoccupata. Si è chinato verso di me e mi ha detto: «Hanno assassinato Kirov a Leningrado. Stasera è cominciata l'era del terrore». Per i sovietici l'assassinio di Kirov è un vero e proprio shock. Era una figura molto popolare, la folla partecipa in massa ai suoi funerali scrupolosamente organizzati da Stalin. Il dittatore è responsabile dell'omicidio di un pericoloso rivale? Impossibile stabilire la verità. Genzik Yagoda, da 10 anni capo della polizia politica, è a conoscenza di molti segreti. Nel 1937 Stalin lo fa arrestare, l'anno successivo ordina la sua esecuzione. All'assassinio seguono altre ondate di arresti. Ha così inizio la grande purga dei leader comunisti. Lo stesso giorno della morte di Kirov, Stalin firma un decreto che accelera i processi dei criminali politici e li dichiara immediatamente punibili con la condanna a morte. Erano tutti terrorizzati. La paura era ovunque. Ognuno aveva le proprie paure, i propri sospetti e i propri nemici. Avere dei nemici reali era indispensabile per sapere che le proprie paure non erano inutili. L'era del terrore, iniziata nel 1934, assume proporzioni sempre più spaventose. Poi, nel 1936, Stalin ordina l'eliminazione di Yagoda. Ora il capo della polizia segreta è Yezhov, soprannominato il nano sanguinario di Stalin, per la sua bassa statura e la ferocia dei suoi metodi. Stalin ha deciso di eliminare un suo potenziale concorrente, Alexei Rykov. Non gli ha mai perdonato di essersi opposto insieme a Bukharin alla collettivizzazione forzata delle terre e alla strage dei Kulaki. Dal 1930 Rykov non ha più la carica di capo del governo, ma continua ad avere un notevole prestigio come ministro delle poste. Mio padre aveva un ottimo senso dell'umorismo e sdrammatizzava. Adesso sono un postino. Ho sempre sognato di fare il postino. Stalin gli tende un tranello, gli affida un viaggio di ispezione per tutto il paese. Dovrà spingersi fino in Siberia. Ovviamente era una trappola. In seguito fu accusato di aver tentato di trovare dei sostenitori proprio durante quel viaggio.
Al suo ritorno, Rykov viene inserito nella lista degli avversari da eliminare. Con lui Stalin gioca come il gatto con il topo. Viene accusato di cospirazione. Perde il suo appartamento al Cremlino. Gliene viene assegnato un altro nell'edificio lungo il fiume, con vista sulla sua precedente abitazione, il Cremlino. Da lì, Stalin, fingendo un forte disappunto, gli invia una falsa testimonianza e le accuse dei suoi ex collaboratori. Alcuni fattorini portarono a casa dei grossi fascicoli che contenevano ogni sorta di materiale. Tutto raccapricciante. Contenevano accuse e dichiarazioni che erano state storte sotto tortura. Tra di esse c'erano dichiarazioni di segretari, tassisti, parenti e colleghi. C'era un'infinità di gente e tutti questi documenti erano ammucchiati sulla scrivania di mio padre. Il commento di Stalin è stato: probabilmente in alcune di queste dichiarazioni vi sono delle inesattezze, ma in linea generale le accuse corrispondono a verità. Tornato a casa, mio padre raccontò tutto a mia madre e disse: mi vogliono sbattere in galera. Febbraio 1937, le provocazioni sadiche di Stalin cessano all'improvviso. Rykov viene convocato ad un'assemblea plenaria del Comitato Centrale, durante la quale è messo brutalmente sotto accusa insieme a Bukharin. Entrambi vengono denunciati come cospiratori dell'opposizione di destra. Ho visto mio padre la mattina dell'ultimo giorno. Stava andando a una riunione al Cremlino. Com'era abitudine nella nostra famiglia, si era vestito con un abito elegante, camicia e cravatta. Aveva indossato un completo adatto all'occasione. Poi è uscito, ma è rientrato a casa molto presto. Era inverno ed era ancora giorno. L'ho aiutato a togliersi il cappotto. Si è diretto alla sua scrivania senza dire nemmeno una parola. Gli ho fatto delle domande. Gli ho chiesto: cos'è successo? Sei tornato presto? Com'è andata? Cosa hanno deciso? L'ho bombardato di domande, ma lui non rispondeva. Così sono andata da mia madre, che mi ha detto di telefonare a Poskrebičov. Era il segretario di Stalin. L'ho chiamato e gli ho detto: papà è tornato a casa. Avete ancora bisogno di lui? Non riesco a parlargli. Non risponde alle mie domande. Mi ha risposto che lo avrebbe chiamato se ne avessero avuto ancora bisogno. Qualche ora più tardi, Poskrebičov ha richiamato dicendo: ho mandato una macchina. Mia madre e io non immaginavamo che lo avrebbero arrestato. Ho raccolto i suoi vestiti e sono scesa con lui. Siamo arrivati a piedi fino al ponte e abbiamo visto la macchina avvicinarsi. Era la sua macchina, quella dei rappresentanti del popolo. Lui mi ha stretto la mano e mi ha baciato 3 volte, come si usa in Russia. Poi la macchina si è allontanata. Sono tornata a casa e siamo rimaste in un'attesa piena di angoscia. È suonato il campanello e io sono andata ad aprire la porta. Un gruppo di uomini in divisa ha fatto irruzione nell'appartamento. Erano più di 20. E perquisivano dappertutto. Erano sgarbati e violenti. Hanno buttato a terra tutti i libri miei e quelli di mia madre. Hanno smontato i mobili. Quando li ho visti fare questo gesto, ho urlato come impazzita.
Cercate anche sotto le tavole del pavimento. Forse Rykov ha nascosto tutto là sotto. La moglie di Rykov viene arrestata qualche mese più tardi. Natalia, insegnante di russo, è costretta a lasciare il lavoro. Viene definita nemica del popolo, oppositori del regime che tentano di impedire l'associazionismo nelle fabbriche. E i nemici del popolo nella Russia di Stalin sono sempre, sempre più numerosi. Alexei Rykov, il delfino di Lenin, subisce con la famiglia un destino che sarà comune a molti, moltissimi altri dirigenti del partito. Siamo in piena paranoia nei filmati di propaganda, donne e bambini sono trasformati in eroi della rivoluzione solo perché hanno denunciato i traditori del comunismo. Ogni bravo socialista è chiamato a collaborare, a identificarsi con gli avversari del partito. Sempre più spesso i figli addirittura denunciano i propri genitori. Nessuna pietà per i nemici! Vanno fucilati tutti, sino all'ultimo, come cani rabbiosi! Vendichiamoci dei traditori della patria! Sono gli anni terribili delle denunce, dei sospetti, della paura. Gli arresti aumentano, soprattutto durante la notte o all'alba. Nessuno riesce più a dormire. I russi sono sconvolti anche dal rumore più impercettibile. Tutti sono sempre preparati nel caso in cui loro arrivino. Le persone si spiano reciprocamente e nessuno si fida più dell'altro. All'epoca sapevo che avrebbero potuto arrestarmi come tutti gli altri. Avevo paura. Tornare a casa a piedi era così angosciante. E quando rientravo, mi chiudevo dentro. Solo allora mi sentivo al sicuro. Vivevamo nel terrore. Avevamo paura di parlare. Quando avevamo da dire cose importanti, sussurravamo appena. Oppure aprivamo l'acqua in bagno perché il rumore coprisse le nostre voci. C'erano microfoni dappertutto. Soprattutto in quell'edificio. Microfoni dappertutto. Tutti evitavano di parlare di problemi politici. Qualsiasi tipo di discussione era pericolosa. Se parlavi con un amico, non potevi mai essere sicuro che non sarebbe andato a riferire le tue parole a qualcuno o che ti avrebbe denunciato. Non potevi fidarti di nessuno. Spesso persino i figli denunciavano i propri genitori. Alcuni facevano finta che tutto fosse normale. Era un meccanismo di autodifesa. Se vivevi in un appartamento ai piani più alti, quando la mattina scendevi le scale, vedevi i sigilli affissi ad alcune porte. Di notte ne era stato messo uno nuovo. Il giorno successivo, un altro ancora. Gli inquilini sapevano che non dovevano fare domande su ciò che stava succedendo e sul perché c'erano quei sigilli. Facevamo finta di non accorgerci di niente. L'edificio lungo il fiume doveva essere un paradiso comunista. Diventerà l'anticamera della morte, dove ogni inquilino aspetta il proprio turno per andare all'inferno. Era mezzanotte. Dormivano tutti. Le luci erano tutte spente. All'improvviso si è accesa la luce in un appartamento. Erano arrivati per perquisirlo e per arrestare qualcuno. Una notte si sono accese contemporaneamente le luci di 10 appartamenti. Ormai era una prassi comune. Tutti sapevano che arrivavano di notte ad arrestare qualche sfortunato. Il cuore ci batteva all'impazzata. Sentivamo il rumore dei passi e poi una porta che si apriva. Salivano le scale lentamente, quasi in silenzio. Suonavano il campanello. Entravano e pretendevano il silenzio assoluto. Solo dalla luce accesa si poteva arguire che lì dentro stesse succedendo qualcosa. Ordinavano a quei poveracci di vestirsi senza mai togliere loro gli occhi di dosso, per evitare che ingoiassero qualcosa, tentassero di nascondere qualcosa, o che si sparassero, o che si avvelenassero. Non aveva fatto nulla di male. Quando è uscito, ha detto a sua moglie: «Non ti preoccupare, sistemeremo tutto.
È solo un malinteso. Tornerò presto. Facevano entrare in una macchina la persona che avevano prelevato. Che brutta espressione. La macchina partiva, attraversava il grande ponte di pietra e si dirigeva verso il quartier generale della polizia segreta. Le denunce anonime diventavano sempre più frequenti. La gente inviava delle lettere alla NKVD o ad altre autorità, a volte soltanto per impossessarsi dell'appartamento delle vittime. Gli appartamenti dei nemici del popolo vengono assegnati ad altri beneficiari. Alla fine degli anni 30, Jakov Smukiewicz, con la moglie e la figlia Rosa, si trasferisce nella casa lungo il fiume. Mio padre era comandante di un reparto dell'aeronautica in Bielorussia. Poi è partito per la Spagna come volontario, come dicevano loro. Al suo ritorno dalla Spagna è stato nominato vicecomandante supremo dell'aeronautica. 2 o 3 settimane più tardi eravamo a Mosca e lì ci è stato assegnato un appartamento. La fulminea promozione di Smukiewicz ha una motivazione precisa. Stalin ha appena eliminato migliaia di elementi di spicco dell'armata rossa. Devono essere immediatamente rimpiazzati. Stalin andava d'accordo con mio padre. Chiedeva sempre la sua opinione. Lo rispettava, gli dava del tu. Ma questo non voleva dire niente. Quando dimostrava amicizia o interesse nei confronti di qualcuno, questo qualcuno diveniva ben presto sua vittima. La purga comincia nei primi mesi del 1937. Vittima, simbolo dell'orrore, è l'ammiraglio Tukhacevskij. Vice ministro della difesa, arrestato in maggio, viene dichiarato colpevole di spionaggio, di alto tradimento e giustiziato appena dopo un mese. Secondo le stime del KGB, le vittime del terrore staliniano saranno 1 milione, secondo alcuni altri più di 5 milioni. Tutta la vecchia guardia militare bolscevica viene condannata a morte o all'ergastolo. Dei 33 componenti dei vertici del partito ne sopravvivono soltanto 10, e di questi uno solo è un ex collaboratore di Lenin, ed è Stalin. Al grande Stalin, che ci conduce sul luminoso e raggiante sentiero verso il comunismo. Nell'epurazione dell'esercito cadono vittime 35.000 ufficiali. L'ammiraglio Romuald Muklevich è uno di loro, ex capitano della Marina. È un uomo quasi caduto in disgrazia. Il 27 maggio, mentre conduce un'ispezione nei cantieri navali di Leningrado, sua figlia Irina esce da scuola e torna nel suo appartamento dentro l'edificio lungo il fiume, a 14 anni. Sono entrata nell'androne. L'uomo che era in servizio mi ha aperto la porta dell'ascensore e mi ha guardato in modo strano. Ci ho fatto caso, ma non ne capivo la ragione. L'ascensore si è fermato al nostro piano. Ho suonato il campanello, pensando tra me e me che mia madre doveva essere a casa, quando ho visto che le luci erano tutte accese. Un soldato mi ha aperto la porta. Era una persona che non avevo mai visto. Nell'appartamento 8 agenti dell'NKVD stanno perquisendo gli armadi, svuotando i cassetti e passando in rassegna la biblioteca. Gli ho chiesto cosa stesse succedendo. E lui mi ha risposto niente. Poi mi ha detto di sedermi sul divano. Anche la nostra donna delle pulizie era seduta lì. Il tempo passava e a mezzanotte ho chiesto: dov'è mia madre? In quel momento ho sentito qualcuno aprire la porta con la chiave. Ero sicura che fosse mia madre.
Forse aveva fatto tardi al lavoro. Sono corsa verso la porta gridando: «Mamma!» Il soldato mi ha scansato da una parte. Ha tolto la catena della porta e sull'uscio ho visto un altro soldato, anch'egli con un berretto azzurro chiaro. In mano aveva il portachiavi di mia madre. Ho subito capito che era stata arrestata. La polizia ordina ad Irina di sedersi nuovamente sul divano. Ora la perquisizione dell'appartamento può essere completata. Hanno portato via 8 grosse borse piene di carte. Tutta la corrispondenza di papà, tutta la sua vita. L'ammiraglio Muklevich viene informato dell'arresto della moglie. Rientra immediatamente da Leningrado. Irina va ad attenderlo alla stazione ferroviaria. Dalla sua espressione ho capito che aveva qualcosa da dirmi. Mi ha preso la mano e ha detto: «Iris, potrebbe succedermi quello che è successo a tua madre, ma ricordati sempre che tua madre ed io non siamo colpevoli di niente. Non riusciamo a capire cosa stia succedendo». Più tardi mi ha detto che pensava che sarebbe stato arrestato immediatamente. Quando arriva a casa, Muklevich scrive a Stalin, facendosi garante per sua moglie e manifestando la propria sorpresa di fronte all'arresto. Ha scritto che conosceva mia madre da 20 anni, che sapeva che era una comunista fedele e che si sarebbe fatto garante delle sue azioni, ancor più che delle proprie. L'ammiraglio e sua figlia portano personalmente la lettera al Cremlino, attraversando il ponte che porta dall'altro lato della Moscova. Poco più tardi Muklevich riceve una chiamata dal Cremlino. Poi ha ricevuto una chiamata. Romuald Adamovich. Lei è invitato al comitato centrale. Glielo hanno detto in un modo così garbato che l'ho visto sorridere mentre metteva giù il ricevitore. Poi mi ha detto: «Sai, credo che grazie alla mia lettera e a quello che ha detto Vorokilov, la questione si sia risolta. Andrò subito al comitato centrale e la mamma ed io torneremo a casa insieme». Sembrava essersi completamente tranquillizzato. Era molto felice. Ma proprio mentre stava uscendo di casa, si è fermato un momento e mi ha detto: «Senti, Iris», mi chiamava sempre Iris, «Iris, se non ritorno entro mezzanotte, chiama Vorokilov a casa». Ho lasciato il suo numero sulla mia scrivania. Ho aspettato a lungo mio padre. A mezzanotte non era ancora rientrato a casa. Stavo per chiamare Vorokilov, ma proprio in quel momento è suonato il campanello. Ho avvertito un acuto senso di angoscia. O era mio padre, o di nuovo la NKVD. Ho aperto la porta. Erano gli uomini della NKVD, gli stessi 9 uomini che erano venuti in precedenza. Mio padre non c'era. Avevo visto mio padre per l'ultima volta. Quanto a mia madre, una mattina l'ho accompagnata al lavoro. Poi anche lei, sparita. Ogni giorno qualcuno veniva arrestato e non tornava più a casa. Il suo nome è stato cancellato in un attimo dall'elenco telefonico del Cremlino. Quando venivano arrestati i loro genitori, i bambini avevano paura di dire la verità a scuola. Non gli era rimasto niente, né abiti, né libri. Era rimasto tutto nell'appartamento. Quando è arrivata la NKVD, mio padre si trovava nell'ufficio del suo capo. Questi aveva una penna Parker. L'ha data a mio padre dicendo: «Questo è un mio ricordo». Mio padre in seguito l'ha regalata a suo figlio. Io non ero amica di quel ragazzino. Non ricordo neanche quale fosse il suo nome di battesimo.
Una mattina mi stavo preparando per andare a scuola. Uscendo dall'ascensore l'ho visto piangere. Era un po' più grande di me. La sua bambinaia era con lui. Gli ho chiesto perché stesse piangendo. Mi ha risposto che i suoi genitori erano stati arrestati. La sua bambinaia mi ha detto che non avevano osato bussare alla nostra porta. Lo avrebbero portato in un orfanotrofio. Quando i loro genitori venivano arrestati, i figli venivano portati via. Sono tornata su e l'ho detto a mio padre. Mio padre ha passato un po' di tempo con loro mentre io sono andata a scuola. In seguito sono venuta a sapere che mio padre aveva detto alla bambinaia di portare via immediatamente il bambino in Siberia, dove lei aveva qualche parente. Le ha dato un po' di soldi. Non ho mai saputo che fine abbiano fatto. La maggior parte dei figli dei nemici del popolo viene mandata negli orfanotrofi, a volte molto lontani da Mosca. Spesso questi ragazzi sono costretti a cambiare nome. Accolta da uno zio, Irina riesce a mantenere il proprio. Anche se ha solo 14 anni, riesce a rintracciare i suoi genitori. Si trovano in due carceri diverse. Le viene permesso di inviare loro un po' di denaro, ma ben presto le cose cambiano. Hanno iniziato a rifiutare il denaro per mia madre dal mese di novembre, mentre per mio padre hanno cominciato dal febbraio successivo. Qualcosa doveva pur significare. O che erano stati deportati, o che erano stati fucilati. Dall'ufficio del pubblico ministero uscivano risposte standard. 10 anni di lavori forzati senza corrispondenza. Irina non lo sa ancora, ma nel gergo dell'NKVD questo sinistro eufemismo vuol dire che il prigioniero è stato giustiziato. Un'esecuzione spesso preceduta da torture insopportabili. Un testimone ha visto Muklevich in prigione mentre tornava da un interrogatorio. Quando mio padre è stato riportato in cella, lui non lo ha riconosciuto. Era ridotto in condizioni terribili. Si può immaginare che cosa ho dovuto sopportare. Il solo pensiero continua a tormentarmi ininterrottamente. E siamo all'autunno del 1937. Stalin a questo punto ha eliminato tutti i suoi possibili rivali. Adesso il potere è completamente nelle sue mani. Stalin può circondarsi di personaggi prevalentemente deboli, ossequiosi e soprattutto interscambiabili. Nel marzo del 38 iniziano i grandi processi. Davanti al pubblico ministero Andrei Vyshinsky sfilano in manette tutti gli uomini più importanti del partito. Sono processi farsa, condotti senza prove e soprattutto senza avvocati. Tutte le confessioni lo rivelerà Khrushchev nel 1956, sono state estorte con la tortura. Costoro hanno aperto inopinatamente le nostre frontiere al nemico straniero, ma fingono di non essere responsabili di questo crimine. E questi traditori, questi Giuda, che si sono nutriti del pane e dell'immondo denaro del demone capitalista, proclamano il loro patriottismo sovietico. La cosa più incredibile è che tutti gli imputati hanno confessato di aver commesso quei crimini. Senza ribellarsi, senza difendersi in alcun modo, hanno ammesso la loro colpa. Dicevano, sì, sono una spia, un sabotatore. Se qualcuno contraddiceva il pubblico ministero Vyshinsky, gli veniva negato il diritto di parlare. Ovviamente il giorno successivo cambiava atteggiamento. Allora veniva trattato meglio. La sentenza del processo era scontata. Era tutto preparato in anticipo. Era un copione sempre uguale. A Stalin piacevano molto questi processi esemplari. Al pubblico presente in aula viene chiesto di applaudire alla sentenza. Una sentenza davvero molto pesante. Dei 22 imputati, 18, tra cui Rykov, vengono condannati a morte e fucilati poche ore più tardi. Negli stessi giorni anche Natalia Rykova viene arrestata.
È in esilio lontano da Mosca, in Siberia. Viene condannata a 8 anni da scontare in un campo di prigionia e in seguito ad altri 10 di arresti domiciliari. In sostanza, sono stata accusata di dire, o più precisamente di promuovere, la propaganda antisovietica. Avevo affermato che Rykov, mio padre, e i suoi compagni non tramavano contro il loro paese e il partito. Questa era l'accusa principale. E la mia colpa era di essermi rifiutata di denunciare gli altri, di promuovere la propaganda e di essermi rifiutata di denunciare gli altri, vale a dire, non avevo denunciato i miei genitori. Il popolo sovietico paga al terrore staliniano un prezzo in vite umane altissimo. In soli 2 anni vengono giustiziati quasi 700.000 innocenti. Milioni di cosiddetti nemici del popolo vengono mandati nei gulag e condannati ai lavori forzati. Molti non sono più tornati. Stalin si dirige verso la Piazza Rossa. Lo accompagnano 2 fedelissimi, Mikhail Kalinin e Vyacheslav Molotov. Iezov, il nano sanguinario, ha fatto la stessa fine delle sue vittime, proprio come Yagoda prima di lui. Il nuovo signore del terrore è Lavrenti Beria, un georgiano come Stalin. Dopo l'occupazione della Renania da parte dei nazisti, la guerra con Hitler si fa più incombente. Stalin allora decide di siglare un accordo con il dittatore della Germania. Negli stessi mesi prepara una nuova epurazione dell'esercito. Giugno 1941. Hitler rompe il patto Molotov-Ribbentrop e attacca l'Unione Sovietica. Mentre le truppe sovietiche si ritirano, Stalin prosegue nell'offensiva contro i generali del suo stesso esercito. Yakov Smukevich è nella lista degli imputati, ma è rimasto ferito durante un incidente aereo. Kabulov, assistente di Beria, si reca in ospedale per arrestarlo. Tutto è successo 3 giorni dopo la grave operazione alla gamba che mio padre aveva subito. Erano in molti. Sono arrivati tutti in macchina. Tra loro c'era anche Kabulov. Sono entrati nella sua stanza. Accanto a lui c'era un'infermiera. Hanno ordinato che si allontanasse. Quando l'hanno fatta rientrare, mio padre era seduto sul suo letto. L'infermiera ha notato che era molto pallido. Si è piegato in avanti e ha tentato di strappare l'ingessatura dalla gamba. Si sono subito chinati su di lui per fermarlo. Lo hanno fatto sistemare su una barella e lo hanno trasportato fuori. Tutti ricordano il modo in cui ha ringraziato il personale. Ha sorriso e ha detto di essere grato per tutte le cure ricevute. E poi ha aggiunto: tra poco ricominceremo il trattamento. In seguito abbiamo scoperto che era detenuto nel carcere della NKVD, la polizia segreta. Ha dovuto sopportare orribili torture. Lo hanno seviziato mentre era ancora convalescente dall'operazione. Nel monastero di Sukhanov, mio padre è stato torturato da Beria in persona. Due anni più tardi, anche Rosa e sua madre vengono arrestate. Quando sono stata arrestata avevo 15 anni. In tutte le carceri sovietiche c'erano le stesse regole. Separavano i membri della stessa famiglia. Fratelli, sorelle, parenti, persino i cugini lontani. Ma la nostra documentazione, firmata da Beria, diceva non separare. Era davvero un paradosso, specie nel nostro caso. Era assolutamente incomprensibile. Mia madre mi aveva detto di non cercare spiegazioni, perché comunque non le avrei avute. Siamo state in prigione 8 mesi. Eravamo 120 persone in una cella che ne poteva contenere 60. Durante quel periodo nessuno si è occupato del nostro caso. Dopo 8 mesi ci è stata comunicata la sentenza della corte.
Mia madre, moglie del traditore, e io, sua figlia, venivamo condannate a 5 anni di lavori forzati. Poi saremmo state espulse a vita. Venerdì 6 marzo del 1953 Stalin muore all'età di 74 anni. Il popolo russo piange il suo condottiero, l'eroe della grande guerra patriottica. In quel momento la Russia ancora ignora le cifre dell'orrore. Fino a quel momento, per la gente, gli unici responsabili del terrore staliniano sono i capi della polizia segreta. E solo con il rapporto Khrushchev al ventesimo congresso del Partito Comunista nel febbraio del 1956, tutta la verità sarà finalmente nota al mondo. Novembre 1953 vengono liberati i primi prigionieri dal Gulag, tra loro Rosa, sua madre e Natalia Rikova. Anni più tardi sulle mura dell'edificio lungo il fiume verranno affisse delle targhe. Ricordano gli abitanti dell'edificio che sono stati uccisi dal terrore staliniano, per non dimenticare. Anche nei cimiteri la memoria delle vittime diventa un monito. Qui un monumento rammenta la presenza di una fossa comune. Vengono affisse ovunque iscrizioni in ricordo degli scomparsi. I loro nomi possono essere pronunciati di nuovo senza timore. Per anni le loro vite erano state cancellate, era come se non fossero mai esistiti. Nascono associazioni che si occupano di contare le vittime, i dispersi, i deportati nel Gulag, ma è un compito difficile. Il KGB non collabora neanche dopo il rapporto di Nikita Khrushchev al 20° congresso. Un atto di accusa senza precedenti al regime di Stalin. È il 14 febbraio del 1956. Verità terribili cominciano ad essere svelate. Maggio del 1937. Condannato alla fucilazione, è stato riconosciuto colpevole del reato di spionaggio. Anche Irina Muklevich aveva creduto ciecamente alla versione ufficiale. I suoi genitori erano morti in carcere in seguito a una malattia. Muklevich Romuald Adamovich, vice commissario del popolo dell'URSS per l'industria bellica. Ora so che mia madre è stata fucilata a novembre. È stata arrestata a maggio e fucilata a novembre. Ma questo l'ho scoperto solo nel 1956, quando sul suo nome è stato sollevato il segreto. Mio padre è stato fucilato a febbraio. Era stato arrestato a maggio. Rosa e sua madre credevano che Yakov fosse ancora vivo. Nel Gulag la speranza di rivederlo non si era mai spenta. Di ritorno a Mosca scoprono che è stato fucilato. Ringrazio Dio che abbia dovuto soffrire soltanto 4 mesi. La sua agonia deve essere stata terribile. Adesso abbiamo la certezza che ha sofferto proprio come tutti gli altri. È duro pensare che mio padre abbia subito uno strazio simile. Mia madre e io ringraziamo Dio che sia durata solo 4 mesi. Anche Natalia Rikova viene a sapere che il padre è stato giustiziato, ma non sa nulla della sorte di sua madre. Alcuni anni fa sono riuscita a consultare un fascicolo del KGB riguardante mia madre. Sopra c'era scritto: ha continuato ad avere contatti con Rikov, il nemico del popolo, cioè suo marito. Sentenza. Condanna a morte. Sentenza da eseguire immediatamente. La ricerca continua ancora oggi, ma i mezzi sono limitati e forse qualcuno vuole dimenticare. Nessuno è in grado di dire esattamente quante persone siano state fucilate qui, in questo poligono di tiro, e a pochi chilometri da Mosca. Era una prigione della polizia segreta di Stalin. Quante migliaia di corpi sono stati gettati in questa immensa fossa comune oggi ricoperta di erba? La storia siamo noi, sbarca sul web. www.sbarcasulweb.it
www.lastoriasiamonoi.rai.it. Il rigore dei documenti e l'emozione delle immagini. Oltre 400 filmate, puntate integrali, interviste inedite, cronologie, biografie. Per capire, studiare, approfondire. www.lastoriasiamonoi.rai.it.